Rientriamo in studio, siamo in compagnia del nostro direttore Gianfranco Bonofiglio e non potevamo commentare il putiferio che sta accadendo in Italia con il nuovo governo che ancora non si forma. Direttore. Certo. Beh, quello che è accaduto ieri segnerà una pagina importante della storia della nostra Repubblica italiana. Non era mai accaduto nei 70 anni di Repubblica che un governo, espressione della maggioranza del voto degli italiani, non abbia avuto luce, non sia nato. Non sia nato per una decisione presa dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di non concedere la possibilità all'incaricato, che era il professore Conte, di fare un governo che comunque era appannaggio di due partiti che messi insieme avevano la maggioranza in Parlamento. Lo scoglio del professore Savona, che esprimeva un dissenso nei confronti di quella che è la Comunità Europea, ma che comunque aveva ribadito più volte di non avere alcuna intenzione di uscire dall'euro, ma solo di riguardare, di rimodellare quello che è il rapporto dell'Italia con il resto d'Europa, ha dato la stura al nostro Presidente della Repubblica di non concedere la possibilità di fare questo Ma governo. perché secondo lei si è accanito così il presidente Mattarella? Ma il Presidente D'altronde. Mattarella ha spiegato nella motivazione che ha dato a tutti gli italiani, uscendo dopo il colloquio con il professor Conte, che questa presenza avrebbe indebolito l'Italia, avrebbe posto l'Italia in una situazione di grande difficoltà con l'Europa e che l'europeismo, il ruolo dell'Italia, è un ruolo supremo rispetto a quello che è addirittura il volere popolare. Io penso che gli italiani siano stati nella maggioranza molto discordi con questa scelta. Gli italiani abbiano compreso che in realtà il popolo italiano non è più un popolo sovrano, che il nostro Stato non è più uno Stato sovrano, che siamo dipendenti dalla Germania, che siamo dipendenti dai poteri forti, che siamo dipendenti dalle agenzie di rating, siamo dipendenti da un'economia che non è più manovrata dall'Italia, ma viene estero-manovrata e siamo talmente deboli da non poter più esprimere Ma il nostro istituto democratico, che è quello più importante, il voto, cioè per la prima volta non si è dato il governo ad una maggioranza votata dagli italiani. pensa che è la prima volta che gli italiani abbiano aperto gli occhi rispetto a questa situazione Ma europea? diciamo che i più avveduti erano già a conoscenza, ma questa volta è palese, cioè è la prima volta che si rende plateale, chiara, questa dipendenza dell'Italia nei confronti degli altri stati, nei confronti dell'Europa e questa debolezza dell'Italia che, manovrata con il suo immenso debito pubblico che ha raggiunto dimensioni allarmanti e gigantesche, e questa debolezza della mancanza di una sovranità certa, e a questo punto abbiamo visto questo risultato. Ecco, direttore, si ritornerà chiaramente al voto, Ma probabilmente in non ottobre, c'è dubbio. ma gli scenari cambieranno perché chi riandrà a votare e con quale stato d'animo Io personalmente farà? ritengo che al Movimento 5 Stelle, alla Lega, gli sia stato dato maggiore possibilità di vincere perché gli italiani, non avendo subito quello che hanno subito, penso ridaranno il voto, se non di più ancora, ai due partiti che avevano proposto il professore Conte come Presidente del Consiglio. Ma sicuramente si pone un problema di democrazia, sicuramente si pone un problema di maggioranza, si pone un problema di tenuta democratica. È qualcosa di incredibile quello che è accaduto. È la prima volta che accade in 70 anni. Ecco, direttore, secondo lei in Europa i 5 Stelle non li vogliono per Ma si è nulla? visto, è chiaro, Mattarella l'ha detto chiaro, non vogliono i 5 Stelle, non vogliono neanche Salvini. Questa posizione, che non dico contraria all'Europa, ma che comunque dovrebbe far riflettere l'Europa su come viene trattata l'Italia nel contesto europeo, non è gradita né ai poteri forti, né alle agenzie di rating, alle grandi banche, ai grandi potenti e soprattutto alla Germania, in un'Europa germanocentrica. Adesso ci sarà ovviamente un governo di minoranza, quindi. Cottarelli è stato chiamato a fare questo governo, presenterà la lista dei ministri, andrà alla fiducia, al voto, probabilmente non l'avrà, però rimarrà comunque il governo che gestirà il periodo che intercorrerà da adesso fino alle elezioni, che potranno essere ad ottobre, come potranno probabilmente essere anche all'inizio dell'anno nuovo. Sicuramente un periodo di vacatio governativa legittimata dal popolo che non potrà che danneggiare l'Italia. Cioè, rimaniamo ibridi, l'Italia Non c'è continua a dubbio. rimanere Non c'è un dubbio, in una paese posizione di ibrido. debolezza, in una posizione di manifesta debolezza che si è vista Ma questo si chiaramente. riverbera su tutto, Su tutto, direttore. non c'è dubbio. Gli italiani pensavano in un governo del cambiamento, molti erano convinti che stesse per iniziare la Terza Repubblica, molti pensavano che finalmente questa nuova avventura potesse dare spazio e speranze agli italiani, tutto si è frantumato, ritengo che i prossimi mesi saranno molto duri per gli italiani e soprattutto per chi è in grave difficoltà economica.
Direttore, continueremo a parlare di questa situazione appunto a livello nazionale, perché chiaramente anche se noi siamo in Calabria, però Certo, ma facciamo parte dell'Italia, facciamo parte quindi. dell'Italia, per cui ci riguarda. Anzi, il sud Ci è riguarda quello in più prima persona perché è penalizzato. quello più penalizzato, per Certo, cui staremo a vedere cosa accadrà. Grazie direttore, ci senz'altro. vediamo nei Grazie. prossimi giorni. Grazie a voi, Grazie ci vediamo a più tardi. tutti.